Beh, fare la domanda a che cosa ne pensa dell'euro Matteo Salvini, direi che il titolo dà una leggera indicazione, il titolo, ma giusto, giusto leggera indicazione. Detto che l'euro è stato uno dei principali problemi, forse il principale problema del nostro paese in questi anni, che cosa può fare la politica, che cosa bisogna fare oggi, cioè come ce la caviamo, ecco, questo direi che è il principale quesito da porre. Semplice, poi insomma. Allora, innanzitutto grazie per essere qua. Faccio una proposta operativa. Innanzitutto saluto coloro che ci stanno ascoltando in diretta via web e tramite Radio Padania Libera. Fatevi sentire perché è bello vedervi, ma loro non vi possono vedere, vi ascoltano. Però siccome c'è tanta gente in piedi, visto che non è un comizio, ma è una riflessione e i comizi prevedono uno che parla e che vende le sue verità e gli altri che ascoltano e non dicono niente. Siccome l'intento di oggi pomeriggio è di essere veloci, chiari e soprattutto di essere aperti al dibattito, se fra le tante persone che ci sono in piedi, altrimenti là dietro non si sente niente, ce ne sono una trentina, quarantina che vogliono venire qua a stare in piedi, a sedersi, venite, così lasciamo spazio a quelli dietro che ci possono vedere. Ci perdoneranno i vigili del fuoco e quant'altro. Io non inizio a parlare fino a che non ci sono 40 persone qua dietro le poltrone e sul palco, così facciamo una cosa più da comunità e meno da comizio. Quote rosa, mi raccomando, valorizziamo le quote rosa e non solo uomini. Via, ormai è di moda, perché se la Boldrini vede che ci sono solo maschietti sul palco si incazza e sgombera la sala. Quindi venghino anche le signorine. Potete sedervi, stendervi, meglio se ascoltate, così vediamo di fare una cosa che dà una mano anche a chi è là dietro. Siamo in troppi e alla faccia di quelli che la Lega aveva delle difficoltà, questo è un applauso che mandiamo a tutti i gufi che il 25 maggio avranno un travaso di bile, guardando quanti voti prenderà la Lega anche in Piemonte. Se c'è anche qualche bimbo, visto che l'euro fregherà anche lui, perché andare sulle giostre con l'euro costa il doppio e non sulla lira, rispetto alla lira, quindi vanno bene anche i bimbi sul palco, ecco. Così speriamo di aver dato un po' di fiato a chi è là dietro. Io mi riprometto di parlare 19 minuti, così come ho fatto a Milano. No, Roberto, tu ti puoi sedere, non è che devi stare in piedi. Non è necessario. Organizzatevi come meglio credete, molto bene. Non siamo un partito, siamo un movimento e io sono contento di essere segretario di una cosa strana, matta e un po' diversa, che però ha la gente vera, che per parlare di euro si siede per terra il sabato pomeriggio. Quindi la premessa la dedico ai giornalisti che fuori mi hanno fatto una domanda: cosa ne pensa dell'eventuale ricandidatura di Berlusconi? E poi entro nel merito europeo. Gli faccio gli auguri dal punto di vista personale, dal punto di vista del contenuto e della sostanza. Il 25 maggio votare Renzi, Alfano, Grillo o Berlusconi è la stessa identica cosa. Non cambia assolutamente niente. Votare PD, votare 5 Stelle, votare NCD o votare Forza Italia non cambia assolutamente niente. Perché sono tutti complici, più o meno interessati o più o meno ingenui, di un meccanismo infernale che noi piccoli, cocciuti, testardi, ma non totalmente rimbambiti, vogliamo provare a far saltare. E quindi mi auguro solo che non si parlerà per il prossimo mese e mezzo di Berlusconi candidato sì o candidato no, perché per le tasche della gente non cambia assolutamente niente, per gli esodati, per gli artigiani, per le partite IVA, noi siamo qua a provare a ridare futuro, fiato all'economia e speranza. Ne parlerà poi Claudio Borghi. Qual è il dramma se ci riconquistiamo una nostra moneta? L'indipendenza si coniuga benissimo con la battaglia che stiamo facendo, perché un popolo non può essere libero fino in fondo se non controlla la sua moneta e la sua economia. Quindi noi continuiamo a essere indipendentisti da Roma e da Bruxelles, perché senza moneta, senza lavoro, senza dignità, senza economia, un popolo non è libero. E chi domani vota in Crimea ne sa qualcosa. Veniamo a noi. Io
quarto d'ora. La mia preoccupazione non è solo e soltanto economica. Io, frequentando Bruxelles e Strasburgo da tempo, sono molto preoccupato, perché dietro la moneta unica c'è il rischio di un pensiero unico. I regimi prima dell'economia vogliono controllare il pensiero delle persone. La moneta unica è solo uno strumento di qualcuno che vuole azzerare tutte le diversità, tutte le identità, tutte le tradizioni. Fa parte di un progetto. Io non sono un complottista, però uno più uno più uno fa tre, non fa né due né quattro. L'immigrazione è parte di questo progetto: togliere radici, togliere certezza, togliere orgoglio e lasciare l'uomo in balia degli eventi, togliendogli anche il credo, a prescindere dal credo religioso di chiunque ci sia qua dentro. Il processo di invasione e di islamizzazione, non arginato ma voluto da Bruxelles e dai potenti, è per lasciarci senza radici, senza obiettivi, senza orientamenti. Quando si parla di moschea, il no mio e della Lega non è un no religioso, non è un no fideistico, ma è un no di valori. Quando il presidente dell'Unione Comunità Islamiche, questo rientra nel discorso di Bruxelles, pretende il riconoscimento del matrimonio di rito islamico in Italia, io dico alle signore Boldrini, alle femministe un po' distratte, alle quote rosa, alle quote lilla, alle quote verdi, che il matrimonio islamico prevede per l'uomo e solo per l'uomo la possibilità di avere quattro mogli e di avere quattro ricongiungimenti familiari. L'uomo può, la donna no. L'uomo può divorziare, la donna no. Questa è follia, questo non è futuro, questa non è una religione, questo è un modo di vivere barbaro. E io a un modo di vivere barbaro in casa mia non do neanche mezzo metro di spazio, perché la donna non è un oggetto. Moglie numero uno, moglie numero due, moglie numero tre, moglie numero quattro, genitore uno, genitore due. Via la famiglia vecchia, stereotipata, che palle, con la mamma, col papà, con i nonni, con gli zii, con i nipoti. Meglio i numeri, l'Europa si fonda sui numeri. Quando io vado in televisione mi dicono che non si può discutere l'Europa perché è un grande mercato. Fateci attenzione, è un grande mercato. Non possiamo perdere 400 milioni di consumatori. Ma voi siete uomini o consumatori? Noi viviamo sul pianeta Terra o nel supermercato Terra? Noi vogliamo la qualità o la quantità? L'Europa sta cercando di azzerare tutte le diversità, tutte le identità, tutte le qualità, tutti con la stessa moneta, tutti a leggere lo stesso libro, tutti a bere lo stesso vino, tutti a mangiare lo stesso formaggio, tutti a comprare la stessa camicia e a guidare la stessa macchina, preferibilmente non prodotti né in Piemonte né in Italia. Consumatori, piccolo problema, a furia di consumare qualcosa che viene prodotto altrove, qua rimane il deserto, i posti di lavoro sono altrove, lo sviluppo è altrove e qua noi consumiamo fino a che lor signori delle banche, delle multinazionali e della finanza hanno comodo che noi consumiamo. Quando abbiamo finito i soldi per consumare, basta, si spostano da un'altra parte. Quando il nuovo Renzi, come nuova idea, propone di tassare i risparmi in banca, commette un crimine. Questo si chiama furto di Stato, questa è una rapina. Tassare i risparmi di una vita, magari tenuti lì per garantirsi la vecchiaia, per affrontare qualche malattia in caso di necessità, per dare una mano ai figli o ai nipoti, andare a tassare quei risparmi che sono soprattutto al nord, è da criminali. Quella non è una manovra economica, è una rapina di Stato. E al rapinatore si risponde da rapinatori, ovvero sia con le mazzate sulla schiena. E quindi se uno viene sul mio conto in banca a cercare di rapinare il 26%, rischia qualcosa. E l'Europa questo fa. Io vi rubo 30 secondi per tornare indietro di 400 anni, perché la storia si ripete nel bene e nel male. Nel 1633 c'era uno che era un matto, che è stato processato, che osservando i pianeti disse: ma sai cosa c'è? Qua è da 1600 anni che mi dicono che la Terra è ferma e il Sole gira intorno alla Terra. A me non mi quadra.
Secondo me, sono uno scienziato con gli strumenti che ho a disposizione, a occhio il Sole è fermo e la Terra e gli altri pianeti si muovono e girano intorno al Sole. Folle. Processo. 1633, questo qua era Galileo Galilei, che nel suo piccolo scrisse il dialogo sopra i massimi sistemi. La Chiesa Cattolica, allora era la Chiesa Cattolica, oggi sarebbe un commissario europeo. Quindi scegliete, allora era un vescovo, adesso scegliete un commissario europeo a caso. L'allora commissario europeo e agli annali l'inquisitore si chiamava Vincenzo Maculano, oggi è Olli Rehn per intenderci, sceglietene uno a caso, scrisse che la Terra non sia al centro del mondo e che addirittura si muova è preposizione assurda e falsa. Galileo è condannato al carcere e per penitenza dovrà per 3 anni recitare almeno una volta alla settimana i 7 salmi penitenziali. Come se noi chiedessimo a Borghi di dire l'euro fa bene, l'euro fa bene, l'euro fa bene, almeno 3 volte al giorno. Finì? Come finì? Finì che fra la scelta di finire in galera o peggio ancora sul rogo e di tirare a campare, anche il grande Galileo il 22 giugno 1633 scrisse, aveva in una mano la Bibbia e in un altro un cero acceso, io abiuro, maledico e detesto i miei errori e le mie eresie. La terra è ferma e il sole gira. Dopo 180 anni, 1822, la Chiesa ammise che il sole era fermo e la terra girava. Io spero che noi ci metteremo meno di 180 anni, perché sennò la soddisfazione sarà magra. Avremo cominciato la battaglia, però saranno i nipoti dei nostri nipoti. Ora, solo un cretino o uno in malafede può rendersi conto o negare, meglio ancora, il fatto che l'euro sia un problema. La Terra gira, il Sole è fermo. Rispetto a 12 anni fa è un massacro di aziende, di agricoltura, di artigiani, di commercio, di turismo, di produzione, è un deserto, siamo tornati in quanto a disoccupazione a numeri da dopoguerra. Noi siamo in guerra da un ventennio, è una guerra più bastarda perché la guerra con i carri armati, con le divise e con i moschetti la riconosci. La guerra che ti dichiarano sorridendo e fottendoti denaro, lavoro e dignità, perché la cosa peggiore è che quando un padre o una madre di famiglia porti via il lavoro, porti via la dignità e la voglia di vivere, quindi quei suicidi ce li hanno sulle coscienze gli europirla, quei 200 imprenditori che si sono suicidati pesano sulle coscienze di qualcuno. Però a differenza di Galileo noi non abiuriamo, l'eresia è la loro, siamo partiti da soli, se fate attenzione adesso non siamo più solissimi, perché adesso iniziano a dire, però forse che l'euro sia un problema, forse ci arrivano ex ministri, arriveranno, badate bene che da qui alle elezioni regionali ed europee ce ne saranno tanti, che dicono, ma l'euro, il vantaggio e la forza della Lega è che noi coerentemente da 20 anni, grazie alla lungimiranza anche di Umberto Bossi, abbiamo sempre combattuto questa porcheria, quindi un conto è svegliarsi domani mattina. Un conto è arrivare da 20 anni di battaglie. All'inizio eravamo dei matti, adesso siamo un po' meno matti. Cosa ci ha portato in dote questa Europa e questo euro? Il liscindo. Noi contestiamo l'euro, ma non necessariamente contestare l'euro significa contestare l'Europa, anzi, questo euro sta ammazzando l'Europa. Ormai gli sono rimaste poche armi, ai poveretti del PD che vanno in televisione a difendere l'euro usano la guerra. Ma l'euro ci garantisce la pace. Voi provate a mandare la Merkel in giro ad Atene senza una scorta di 600 poliziotti e poi mi raccontate come l'euro sta facendo litigare i popoli, l'euro sta facendo litigare i francesi con i tedeschi, gli italiani con gli spagnoli, i greci con i finlandesi. L'euro è una moneta criminale, è una moneta che causa guerra, è una moneta che causa fame, è una moneta che causa disperazione. Altro conto è il sogno europeo che tutti noi da bambini abbiamo cullato e abbiamo coccolato. La conoscenza, lo scambio, la contaminazione, l'assenza di barriere, questa è l'Europa che noi vogliamo, non l'Europa di quelli che a Bruxelles ti spiegano che il vino fatto nei trucioli
è come il Barbera o il Barolo, e il formaggio fatto in Malga è come il formaggio fatto con latte in polvere che arriva dalla Polonia. Questo è un crimine. Se lo bevano loro il vino fatto di trucioli, si infilino loro dove ritengono il latte fatto con la polvere che arriva dalla Polonia. Io voglio il latte mutto dalle mucche e il vino che arriva dall'uva. Fa parte di un progetto, in questo progetto piccolo e brutto. In questo progetto piccolo e brutto. Quante volte ce l'hanno detto in televisione? L'artigiano, basta, non è più di moda. Il negoziante, la partita IVA. È più bello grosso, è più bello andare a fare la spesa a Leroy Merlin, all'IKEA, da McDonald's, perché quando sei tanti sei un numero e quando sei un numero sei ricattabile. E se ti va bene lavorare 7 giorni su 7, domeniche comprese, chi se ne fotte della famiglia, e ti taglio la metà dello stipendio, altrimenti c'è un immigrato fuori dalla porta pronto a prendere il tuo lavoro, se sei un numero o è così o vado in Polonia. Se sei un singolo, no. Se sei un uomo, no. Se sei una donna, no. Se sei piccolo, no. Torniamo a difendere noi le diversità. E per assurdo, la Lega Nord per l'indipendenza della Padania, che alle elezioni europee proverà a difendere tutta l'Italia delle diversità, perché noi saremo presenti col nostro simbolo non solo al nord, non solo in Piemonte, non solo a Bologna, non solo a Treviso, ma per sfida saremo anche in Puglia, saremo in Sicilia, saremo in Calabria, perché la gente per bene che vuole lavorare c'è dappertutto. Io vi chiedo di dare una mano questi libricini, e io ringrazio Claudio Borghi per la sua opera di ingegno e di lavoro e di giornalismo, perché li ha fatti gratis, li ha fatti totalmente gratis, mettendoci la faccia e rischiando anche il suo. Dateli in mano a chi ha dei dubbi, non metteteli in mano al leghista. Il manuale 31 domande e 31 risposte, metteteli in mano a quello che magari è euroterrorizzato dal TG1 da Bruno Vespa. Ma non si può, perché il mio mutuo, perché la mia macchina, come faccio a fare la spesa? Se usciamo dall'euro non compro più le carote. Guardate che ne hanno messe in giro di ogni. Datelo in mano a un incerto, a un dubbioso, e poi chiedetegli una sola contestazione. Ne parlerà Claudio. Questa Europa è quella che ha detto che l'alluvione in Emilia e in Veneto non è stata abbastanza alluvione. Io ho chiesto il contributo, però siccome i danni dell'alluvione in Emilia e in Veneto sono sotto i 3 miliardi di euro, l'Europa ti dà dei soldi se i danni superano i 3 miliardi di euro. Se ti fermi a 2 miliardi e 9, non hai abbastanza danni, morti e feriti, crepa. E intanto questa Europa, senza che voi lo sapeste, senza che noi potessimo di dire di no, questo andatelo a raccontare, negli ultimi 7 anni ha regalato 5 miliardi di euro alla Turchia. Voi, magari in cassa integrazione, col figlio di 40 anni a casa che non trova lavoro e col mutuo da pagare, avete dato poca o tanta roba, 5 miliardi di euro alla Turchia per provare a farli entrare in Europa. Fino a che ci sarà un leghista a Bruxelles, la Turchia non entrerà mai in Europa, punto. Perché la geografia, la storia, la cultura e l'economia ancora... Però gli abbiamo dato 5 miliardi. E quest'anno, anno di crisi nera, con una Turchia che cresce del 4%, e noi che siamo lì, che stiamo annaspando, gli vanno 600 milioni di euro anche quest'anno. Uno dice siamo in crisi, non c'è... No, anche quest'anno Bruxelles dà 600 milioni di euro alla Turchia. Questi incassano, se ne fottono dell'Europa, si fanno due grasse risate e poi la usano per aiutare le loro aziende che poi vengono a vendere i loro prodotti a Torino. Quindi noi gli diamo dei soldi dissanguandoci la Pernigotti, appunto, un esempio. Noi ci dissanguiamo per permettere a loro di comprare le aziende di casa nostra, che poi ci vengono a fare concorrenza di casa nostra creando disoccupazione. Ma è un disegno geniale dal punto di vista degli eurocrati di Bruxelles, da pirla per gli italiani che non se ne rendono conto. E lo ripeterò fino alla morte, il 25 maggio non sono elezioni europee, il 25 maggio è un referendum per la vita o per la morte. E per la morte ci sono Renzi, Berlusconi, Alfano, Grillo, Monti, Casini, sono tutti dalla stessa parte, tutti.
È difficile far la guerra da soli, ma noi ci proviamo. Noi ci proviamo, assolutamente. Perché quando hai ragione la battaglia la fai anche da solo. Dovete dormire. Da soli è bello, è solo che quando gli altri... Attenzione, perché gli altri sono pieni di quattrini, perché Bruxelles gli dà i quattrini. Gli altri hanno le banche, hanno le televisioni, hanno la finanza, hanno le COP. E quindi voi vedrete Torino impestata di manifesti, le televisioni impestate di gente che sorride, che promette, la casella della lettera di casa vostra avrà 38 facce di gente mai vista né conosciuta. Io sì, vai! Palle! La Lega e il resto del mondo. Il 25 maggio c'è un referendum, per la vita o per la morte. Noi contro il resto del mondo. Spesso e volentieri vince il resto del mondo, a volte nella storia, poche volte, ma poche volte succede, vincono i piccoli. E quindi il 25 maggio magari siamo noi a vincere contro il resto del mondo e siamo noi a salvare non solo il Piemonte ma tutta Italia. E ci ringrazieranno anche al sud, isole comprese, come direbbe il piazzista Renzi, se prendiamo i voti che speriamo di prendere. L'agricoltura. Le domande alla fine volentieri. Ho detto che non è un comizio ma è un confronto e alla fine c'è anche spazio per le domande. Io sfido gli altri partiti a trovare lo spazio per le domande. Non so se qua mi avete organizzato dei bambini che mi cantano una canzoncina, se no mi offendo, se non ci sono dei bambini che mi cantano, non mi battono le mani e non mi cantano una canzoncina. Però vabbè, me ne farò una ragione. Fa parte di un progetto, dicevamo. Genitore 1, genitore 2. A proposito, mercoledì è la festa del papà, non è la festa del genitore 1. L'11 maggio sarà la festa della mamma. A proposito, la bellissima sala, le centinaia di persone che ci sono qua dentro oggi pomeriggio, si segnano sull'agenda con tre righe rosse, una domenica che quest'anno non va persa per nessuna ragione al mondo. Domenica 4 maggio non ci sarà la solita manifestazione di Pontida. Domenica 4 maggio a Pontida ci devono essere 50, 60, 70 mila combattenti pronti ad andare a Bruxelles a piedi per riprenderci quello che è nostro. Quindi domenica 4 maggio il Piemonte deve colonizzare Pontida. Dobbiamo farci vedere. E a Pontida ci saranno mamme e papà, non ci saranno genitori 1 e genitori 2. Uomini e donne, la battaglia contro la moneta unica è la battaglia contro il pensiero unico. Questi usano la moneta per ridurci alla fame e renderci numeri, consumatori, tutti al centro commerciale. Al massimo puoi scegliere se comprare le scarpe cinesi o le scarpe pakistane. Al massimo puoi scegliere se le arance le preferisci della Spagna o del Marocco e al massimo ti faccio scegliere se il vino lo vuoi dei trucioli o della segatura. Basta che sia altra roba. Poi torni a casa, bello contento, pensando di essere un uomo libero, accendi la televisione, guardi un programma televisivo dove ci sono quelli che ti sponsorizzano la BMW e tu compri la BMW perché la moneta ti permette di comprarti la BMW, forse una volta, adesso non più, e intanto a Torino si crepa, perché a furia di comprare cose che arrivano dall'estero, qua non produciamo più un bullone. Questo è... Arrivo a chiudere dicendo, ma si può fare qualcosa? Sì! Se avessi la certezza, io quando ho accettato di fare il segretario della Lega Nord, e mettetemi nei miei panni, non è esattamente una sfida che ti lascia tranquillo e ti fa andare a letto tranquillo, io la sera quando mi corico con i miei figli e con mia moglie mi chiedo ogni giorno se ho fatto tutto quello che potevo fare, se ho dato tutto quello che potevo dare e se ho dato l'esempio di una politica vicina che ascolta e che risolve. Io vado avanti se però ci siete voi, perché da solo va avanti Renzi può vendere le pentole da solo, però noi siamo una comunità e quindi io ci metto la faccia se voi ci mettete la faccia. Fra 70 giorni si vota, sono 70 giorni di battaglia, non sono 70 giorni di campagna elettorale. Se ogni giorno non si parla e non si ragiona, non uso una brutta parola, convincere, noi non siamo qua a convincere, a fare il lavaggio del cervello, a vendere tappeti. Noi siamo qua a ragionare. E quando con la gente ragioni, poi è difficile che ti dia torto. È difficile. Quindi se usiamo questi 70 giorni per parlare, per ragionare, vinciamo. E quando dico vinciamo non uso percentuali. Vinciamo. Ci siamo. Ci avevano dati per morti. È un mese che rompono le palle con questo emendamento
salva Lega, che è una fregatura, la Lega si salva da sola, non abbiamo bisogno di emendamenti, di aiuti, di aiutini, il salva Roma, il salva Napoli, il salva Lega. Se un partito è credibile ai voti si salva, se un partito non è credibile, non ai voti, va a casa. La nostra forza è che ciascuno di noi non vive solo di politica, abbiamo la passione della politica. Io ho cominciato a 17 anni quando andavo al liceo classico a Milano prendendo gli schiaffoni, come tanti di voi, perché fare il leghista nel 90 nel liceo più rosso di Milano non era una passeggiata di salute. So che anche Torino è una città democratica a parole, ma piena di fascisti rossi, che se non sei d'accordo con loro non lavori, non studi, non fai incontri, se non hai la tessera sindacale in tasca non vai avanti. E quindi vogliamo solo aprire le finestre, diamoci una mano ad aprire le finestre. Io voglio un'altra Europa, infatti noi abbiamo scritto non via l'Europa che schifo, un'altra Europa è possibile. Quelli che sono contro l'Europa sono quelli che difendono l'euro. Il rischio vero per l'Europa è l'euro. L'euro fa litigare, l'euro porterà alla guerra inevitabilmente. Chi vuole la pace vuole delle monete che rispondano all'economia, al lavoro, non allo spread, alle agenzie di rating e a menate varie ed eventuali, perché l'economia serve se è al servizio degli uomini. Punto. Chiudo con il fatto che in questi 70 giorni ne avrete da fare delle belle. Il weekend 29-30 marzo vogliamo essere in 2000 piazze in tutto il nord per cominciare la raccolta firme su 5 referendum, uno cancellare la riforma Fornero sulle pensioni, che è una vigliaccata. 2, cancellare il vero ente inutile in Italia che si chiama prefettura, non sono i comuni, non sono le province, ma sono le prefetture nominate da Roma e non elette da nessuno. E la terza è regolamentare, togliere dalle strade, controllare e tassare la prostituzione per evitare che le nostre strade siano dei bordelli a cielo aperto dalla mattina alla sera. Se devo scegliere se tassare le prostitute o tassare la prima casa, lascio a voi quale sia la cosa più equa da fare. E sfidate i non leghisti su questi quesiti, perché voglio vederli come fanno a dire no, la Fornero non si tocca, no, va bene il trans sotto casa tua Biotto alle 7 della mattina, no, il prefetto serve, cosa buona e giusta, a parte il fatto che i prefetti torinesi o cuneesi, l'ultimo risale probabilmente al 1818, una roba del genere, poi si è estinta come specie rara ed è difeso dalla WWF, il prefetto piemontese, ma il prefetto lombardo, veneto, più o meno il discorso è uguale. Io vi ringrazio perché secondo me ce la facciamo. Quando abbiamo cominciato con questa scommessa avevamo tanti dubbi, la gente capirà, non si spaventerà. Tenete presente che in meno di un mese sono 300.000 le persone che andando sul sito bastaeuro.org hanno scaricato sta roba qua. 300.000 persone che hanno voglia di capire, di ragionare di economia, di politica, di futuro. Io chiudo con questa io la battaglia la faccio per me, ho 41 anni, però la faccio soprattutto per i miei figli. Io ho chiesto che a Pontida quest'anno, che sarà un po' diversa, ci saranno un po' di novità e di sorprese, però non diciamo tutto oggi, sarete costretti a venirci per vederle, però sul palco, oltre alla politica, io voglio avere almeno 200 bimbi, perché la nostra battaglia è una battaglia per i bimbi e per le bimbe, che sono i cittadini di domani. Se noi salviamo l'economia oggi, diamo una speranza ai nostri figli domani. Non è una battaglia vecchia di retroguardia per difendere qualche diritto acquisito, è una battaglia di speranza per migliaia di bambini e bambini che hanno diritto di lavorare. Se vorranno andare all'estero, potranno andare all'estero. Se mio figlio vorrà andare a lavorare in Canada, in Australia o in Polonia, sarà libero di andarci, ma non da costretto, non da emigrante per forza. Se mio figlio vorrà lavorare a Milano o a Torino, dovrà poter lavorare a Milano o a Torino. Punto. Senza fare le valigie e scappare. Perché suo padre, mentre gli fregavano il futuro e il lavoro, non si accorgeva di cosa succedeva e andava allo stadio a vedere il Milan. Vabbè che vedere il Milan quest'anno non è un bello spettacolo e quindi ho anche più tempo da dedicare alla politica, però questa è l'Europa che non ci piace. Si può cambiare, non siamo da soli, saremo alleati con gente che ha le palle e che vuole riprendersi il controllo del suo paese, difendere i suoi confini, con Marine Le Pen,
con gli austriaci, con gli olandesi, con gli svedesi. Per i giornalisti italiani sono brutti, sporchi, cattivi, razzisti. Ebbene, si alzi in piedi colui che è contento di essere brutto, sporco, razzista, cattivo, egoista, ignorante e non fesso. Voglio difendere casa mia, i miei confini e il mio lavoro senza passare per fesso. Quindi, se ci siamo, vi ringrazio, in battaglia, in 70 giorni, ci liberiamo e ci riprendiamo casa nostra. Viva la Lega, viva il Piemonte, in bocca al lupo a Roberto Cota, a tutti i consiglieri, gli assessori e i militanti. La battaglia è difficile, ma dovete fargli un culo così ai signori dei salotti buoni di Torino, finanziati dalle banche che vogliono tornare a far lavorare gli amici degli amici. Non è più tempo, né a Torino né a Bruxelles, di far lavorare gli amici degli amici. Libertà, una nostra moneta, il nostro futuro e la nostra speranza. L'applauso è per voi e la parola è all'amico Claudio Borghi. Grazie a tutti.